I ricercatori non hanno così tanti dati sulle meduse come le persone potrebbero pensare, cioè, anche se sono qui da tanto, facciamo sempre fatica poi ad avere dei dati consistenti. Avere così tante meduse sotto costa è una cosa abbastanza eccezionale, poterle vedere. Il fatto che in realtà invece ci siano è una cosa abbastanza normale. Di pericoli al momento non ne vedo alcuno. Si tratta di una specie che abita il nord Adriatico tantissimo, è stata avvistata per la prima volta alla fine dell'Ottocento, quindi non credo rappresenti una minaccia. Sicuramente averne così tante, se fosse una cosa che si ripetesse nel tempo e per tanto tempo prolungato, potrebbe creare qualche problema. Stiamo parlando di una delle meduse più grandi che abita l'Adriatico. Dobbiamo pensare che comunque si nutre di zooplancton, che è lo stesso alimento che ricercano anche acciughe e sardine. Quindi dovremmo capire se ci fosse forse un caso di competizione tra le specie. È molto importante anche che le osservazioni anche dei cittadini ci arrivino sotto forma di dati ed è per questo che anche noi come OGS abbiamo ideato una app che si chiama Vistap, con la quale tutti quanti possono contribuire.